la volta buona, Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli. Sei sciama, sciama, macchia, sei sciama, sciama, macchia. Sei sciama, sciama, macchia, sei sciama, sciama, macchia. Sei sciama, sciama, macchia, sei sciama, sciama. Ma ritrovato, Emilio, ciao, ti sono, Carlotta, piacere. Mio. Buonasera, papà, eravamo lì dietro che scalpitavamo per entrare. Carlotta, io lo so che tu sei venuta solo per conoscere Simon. Brava, abbracciatevi, dai, prego, noi prego. Ci conosciamo. Fate pure. Do fastidio, se do fastidio mi ritiro. Dove vuoi no, che tu mi sei coppia con lei. Io con lei. Sì, sì. E lui con me. No, vorrei cantare. Vabbè, poi se vogliamo mischiare, diciamo liberi, fluidi. Fluidi. Ah, hai capito, la Natale. Io lo sapevo che prendeva questa piega. Allora, ma mi piace perché lui si è piazzato al centro, Emilio, sì. Non gliene no, importa. No, a me mi hanno detto, tu prendi il posto che ti spetta. E allora va bene così, perché noi vogliamo giocare con il nostro jukebox. Sì. Lo facciamo, ma tu sei perfetto lì, non ti preoccupare. Sì. Vuoi che occupi un posto del pubblico? Non lo so. No. Vuoi intervistare solo l'Anatolio? È bravissima, ti manda all'aria la trasmissione. Mettiamo la nostra monetina e vediamo dove si va con il nostro jukebox. È solo un fatto di inquadratura, ecco. Allora. Vabbè, ballo ballo, come la canzone della Carrà. Vediamo quindi un po' questa versione originalissima della famosissima canzone di Raffaella. Carlotta, guardati, eh. Ma dove mi guardi? Qui davanti a te. Abbiamo capito è che sto meglio bionda liscia con la frangetta, truccatissima. Io invece sono una specie di Calimero nella vita, vabbè, questo l'abbiamo capito. No, avevo provato moltissimo, moltissimo. Io immagino che facciate vedere adesso a contrasto delle cose per far capire la differenza tra Carlotta e me. Io parlo proprio di trattamento all'interno della serie Tutti pazzi per amore. Già immagino, ma comunque va bene. Immagina bene, Emilio Solfrizzi. Non voglio tirare conclusioni vediamo affrettate. Vediamo se immagina bene. Vediamo. Musica. E come musica, il desiderio regna nella mente, parto senza voglia di tornare. Musica, e come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirena è come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Madre non lo deve sapere, non lo deve sapere che voglio andare da Piero in compagnia di uno straniero su spiagge assolate, mi parli in silenzio con la guida occhiate. Voglio andare da Piero in compagnia di uno straniero, le corse sfrenate su moto cromate di sera. Ci tengo a dire che è stata una scelta che voleva mettere in evidenza tutto il mio fascino. Stupendo, stupendo. E la cosa che mi colpisce di Emilio, a parte il nome uguale a quello del mio nonno, scusa Emilio. Ma uguale anche niente. A quello di mio nonno. E immaginavo. Sarà lo stesso, dai. Ma sarà lo stesso. Possibile. Caramba. Caramba. A proposito del tuo matrimonio, perché insomma tu
matrimonio vero però, hai detto: sono innamorato pazzo di mia moglie Renata. Del resto non potrebbe essere altrimenti. Ci siamo sposati nel 1994 e siamo ancora felicemente insieme. Allora, dimmi subito, che stelle hai? Perché tu sì e tanti altri no? Dimmi Emilio. Sarà che non lo so, proprio, che secondo me saper di non sapere, capito? Ti mette in qualche modo a... Funziona. Sì, no, io so di essere dell'Ariete, ma non so neanche l'ascendente. Deve essere un ascendente che non c'è però nella... Ma tu lo sai a che ora sei nato? Eh? A che ora sei nato? Ma quando sono nato io, e sì, già dovrei svelare delle cose, mettevano degli orari approssimativi, capito? Poi essendo nato a Bari facevo, ma va bene, mette le 11:30, capito? E allora... Non potrò mai calcolare con precisione a che ariete sono, se sono, esatto, leone o comunque o un ariete scorzone. È un ariete, sì, tosto, lo sa bene, perché sono... state facendo lo spettacolo insieme. Carlotta, sì, com'è lavorare con lui a teatro? Ma non è incredibile questa cosa? A teatro? No, allora, io ho scelto di fare questo spettacolo solo per Emilio. Questa è una dedica proprio d'amore per lui, guarda. Beh. Perché, come dico sempre, io nasco nel cinema e sono sempre molto preoccupata del teatro, palcoscenico, eccetera. E accanto a lui io mi sento tranquilla. Se non fosse stato lui non credo che avrei accettato, perché ho detto già tanti no in teatro. Però a lui sì. Sì. Quindi non per lo spettacolo La Madre all'Arancia, io ho detto un sì cult, per Emilio, fatto per Emilio. Devo dire, devo essere onesta, per Emilio. Ah, per lui? Cioè, il 75% era sì. Ma che bello, ma vai così, mi come... Posso dire una cosa? Noi abbiamo scelto di fare uno spettacolo che è stato un film importantissimo, che è L'anatra all'arancia. L'anatra all'arancia nel film di Salce era interpretato da Tognazzi e dalla Vitti. Quando abbiamo pensato alla protagonista, il nome di Carlotta ci è venuto subito. Beh, bello, no, però. No, io ringrazio, ma non ti prendi Monica Vitti. Allora, la Vitti era una... Era ed è, perché nel nostro spirito è viva, una fuori classe, una donna straordinaria, un'artista superiore, una donna che ci ha insegnato la libertà a noi donne, a noi artiste, ma non siamo neanche alla punta del suo stivale, cioè non ci si riesce neanche ad inseguire. La possiamo così come la Beata Vergine, ci sono degli artisti che si ammirano. Va bene, e va bene, basta. Grazie, va bene, ecco, no. Perché sennò parte, capite? Bisogna fermarla. Grazie, allora, grazie Carlotta. Tra 60 no, secondi. No, perché sennò la gente perché deve venire a teatro? Ha visto il film, d'altronde. No, noi non arriviamo alla punta delle scarpe, che è, capito? Più, che è più... Che è più... Il è nostro spettacolo più, il, è più, è, meno... È un po', è 60 fitness, secondi fitness. E lo capiamo meglio. 60 secondi e lo capiamo meglio. Giuro, Simon? Sì. No, non abbiamo preso in realtà dal film. Ancora buon pomeriggio, ancora auguri, ancora buone feste. Siamo in diretta, sono le 15:51 e sui nostri social sono tutti impazziti per questa coppia che, insomma, la rivedono insieme, Carlotta ed Emilio. Li potete forse vedere a teatro con L'anatra all'arancia, al Teatro Quirino qui a Roma. Si sono, vedete, riavvicinati. Fabrizio, i commenti sono boom, sì, esplosivi. Sì, sono esplosi. Emilio e Carlotta, posso piangere, oddio che ricordi, tutti pazzi per amore, che serie, che originalità. Qualcuno dice l'iconicità di Tutti pazzi per amore non verrà mai dimenticata. Infatti non ne abbiamo fatte altre. E infatti non io. No, se è piaciuto così tanto che hanno detto non gliene facciamo fare altre. Lasciamogli lì, iconici. A teatro. Iconici, consegniamoli al teatro. Rimettiamo la monetina nel nostro jukebox e dopo Ballo Ballo, abbiamo visto ballare l'Anatole, insomma, imitando la Carrà, vediamo dove si va. Vai, monetina. Iconici. Quante serie sono state fatte? Su 3 serie di Tutti pazzi per amore. Evidentemente costava tanto. Se dovete costava tanto, ma non solo. Il nostro era un impegno a tempo pieno, perché dovevamo cantare, ballare e ho detto tutto. Insomma, appunto. Cos'è uscito? Canzoni stonate. Ma perché stona Solfrizzi? No, Solfrizzi non stona. Proprio. Beh, quando fai il neomelodico, però. Ti ricordi quando facevi il neomelodico a Parla con me? Allora, io quello è stato un regalo che ho fatto. Uno non deve diventare amica dei presentatori, non bisogna, per questo mi fai quella cosa, dai. Alla Dandini? E tu ti vergogni come un ladro, sì, però è stato, mi sono divertito tantissimo. Serena, sì, Serena, e allora ha fatto e lo rivediamo.
interpretavo questo personaggio che si chiama Piero Scamarcio, che era insomma un cantante che per fuggire alla miseria insomma aveva cominciato a cantare i suoi miti, per cui lui cantava le grandi canzoni, che ne so, Lady B, traducendole alla lettera in italiano, e aveva fatto un album di cover intitolato Recover. Ma è chi è questo amore che ho per te? Ma è chi è questa voglia che ho di te? Ma che fai? Subito, subito te ne vai dall'esistenza mia, che come una zanzara mi ronza l'orecchio, ci lancio un oggetto, ma lei resta lì. Posso allora dire una cosa? Perché può sembrare, no, siccome sembra che ho la stessa giacca della, di 10 anni fa, ne ho comprate altre, amo molto, molto il vellutino nero. Ecco. Ma il vero Scamarcio, che non era ancora famoso, sì, e quando andava a scuola tutti lo prendevano in giro con questo cognome Scamarcio, per colpa tua, perché facevi l'imitazione neomelodico Scamarcio. Sì, noi, allora, intanto noi eravamo una coppia, Antonio Stornaiolo ed io, Toti e Tata, che al sud ebbe un grande esito, e c'era questo personaggio di cantante neomelodico che ebbe una grande fortuna. Scamarcio. Si chiamava Scamarcio. Scamarcio era piccolino quando il nostro Scamarcione imperversava, per cui lo prendevano in giro tutti. Quando lui mi ha incontrato una volta, l'ho già detto, però spero se lo ricorderà affettuosamente, mi disse: tu mi hai rovinato la vita. Perché lo prendevano talmente in giro, ma per via di quel personaggio, però gli ha portato fortuna. Beh, mi sembra. Direi di sì, insomma, ha avuto una grande carriera d'attore di cinema. Ah, una grande possiamo carriera. No? Grandissima, straordinaria. Sì, l'ho come visto no? Anche l'altro giorno. Che segno è Scamarcio? Scamarcio credo sia Scorpione. Ah, come lo Scorpione 2024? Che lo tradisce, cioè proprio Scorpione al massimo. Allora, lo Scorpione perché arriva. Qual è lo sguardo dello Scorpione? È penetrante. Ah, pensavo sembra velenoso. Che ti passi, beh, diciamo che sembra che ti buchi da parte a parte, però anche Kim Rossi Stewart mi sembra che è Scorpione. Anche Kim Rossi Stewart è Scorpione, eppure lui buca da parte a parte. Beh, hanno uno sguardo intenso. Beh. Allora, lo Scorpione nel 2024 finalmente ritrova una sua stabilità, legata soprattutto anche alla casa, agli affetti, ai punti fermi, dopo 3 anni in cui è stato un po' sballottato qua e là, come un viandante senza fissa dimora. Quindi è una cosa buona per lo Scorpione. Assolutamente sì, è buttare l'ancora in un nuovo porto. Bene, allora intanto buttiamo l'ancora in un nuovo invece filmato, perché, scusate, c'è il finto provino di Carlotta che va visto. Carlotta? Se volete, senza impegno. Guardi, innanzitutto la volevo ringraziare per l'opportunità che mi sta offrendo, perché ormai questi ruoli di madri, no, le danno sempre a ragazze giovani, giovanissime. Mettici l'intensità di una madre che parla con due figli quasi diciottenni. Di una madre. Ragazzi, ormai avete superato l'adolescenza. No, guarda, forse ancora più cuore, eh? Copriti. Oh. Ragazzi, ormai avete superato l'adolescenza. Fammela più sentimentale. Ragazzi, ormai avete superato l'adolescenza. Più dura. Ragazzi, ormai avete superato l'adolescenza. Me la puoi fare un po' più... Più? Me la puoi fare con una faccia più giovane? Vabbè. Se non hai questa chiave, lasciamo stare. Ma scusi, ma quale chiave? La chiave più giovane. Ma la chiave più giovane di faccia? Esatto, quella chiave lì. Ma io non capisco, ma scusi, eh. Ma lei lo sa che faccia c'ha una donna di 45 anni con due figli adolescenti maschi? Non ce l'ha una faccia, perché gliela ha data la famiglia e non gliel'hanno più ridata indietro. Forse abbiamo fatto il provino per il ruolo sbagliato. E mi sa pure a me, guarda. Sì, però io non voglio perderti. Ci sarebbe il ruolo di una mamma. Quindi un'altra mamma? No, intendo la mamma della mamma. La nonna? No, ma lei nella sceneggiatura non vuole farsi chiamare nonna, eh? No, nessuno. No, mi scusi se la interrompo, mi faccia capire una cosa, perché forse non ci capiamo. Sì. Io avrei 45 anni, con una figlia di che cosa? Di 30, 31, 32, che ha a sua volta due figli di 19 anni? Sì. Ma è possibile? No, è qui che ti volevo. È la magia del cinema. Ma che brava! Fa molto ridere! Ma è così difficile per le donne trovare dei bei ruoli, insomma, appaganti man mano che si va avanti? Sinceramente, sono molto seria, Carlotta, sì, adesso. Anche io sono molto seria. Sì.
Noi non solo, ma c'è una discriminazione incredibile, cioè noi abbiamo una percentuale come donne, una percentuale piccolissima, una fetta piccolissima di mercato in cui possiamo inserirci. Ancora è così. Lottiamo per la parità di genere anche sotto questo profilo, sicuramente. Cosa succede? Cosa succede? Succede che il mondo è in mano agli uomini, l'immaginario è maschile. Non voglio dire quell'altra parola che adesso è troppo abusata, ma diciamo i registi sono uomini, i produttori sono uomini, gli scrittori, i sceneggiatori, ecco forse un pochettino gli sceneggiatori, ci sono anche sceneggiatrici. Quest'anno però è stato l'anno delle donne registe. Beh, sono contenta, non lo sapevo, sono contenta. Vabbè, dai, la Cortellesi, Rockwater. Sì, certo, Paola, ma Paola è un'artista completa e che ha messo a servizio tutto il suo sapere, la sua maestria, la sua simpatia, la sua ironia per un film che lascia un segno nella storia indelebile per sempre. Sì, ha fatto una cosa, fatto un capolavoro. Sì. Io mi ricordo, parlando con un'attrice, una donna, disse, sai Caterina, adesso io ho 48 anni, questa è l'età più difficile, perché, dico, ma perché, scusa, fai la mamma degli adolescenti? E non è proprio così. Questa cosa mi colpì tantissimo. Ma noi siamo molto, i nostri ruoli sono sempre la moglie di o la mamma di. Da un certo punto in poi. Però qualcosa sta cambiando, qualcosa, no? Anche le serie che vediamo. Sì, poi, insomma, so, bisogna metterci, bisogna metterci molto impegno. I Matataranni. Sì. Brava, brava. Però qualcosa sta succedendo. Sì, io penso che qualcosa può cambiare, ma occorre che si spinga, cioè occorre un pochino di coraggio in più, un po' di coraggio in più e una volontà di fare un piccolo passetto indietro da parte degli uomini, e quello è un po' più difficile. Grazie Carlotta. Carlotta, Emilio, Simon, tutte le persone che sono venute qui oggi, è stata una puntata ricca. Se avete voglia di andare a teatro, insomma, fino al 7 gennaio troverete. Vogliamo citare il nostro loro regista, certo? Sì, Greg Gregori. Claudio, sì, straordinario, e lo salutiamo. Ha fatto un grandissimo lavoro, ci siamo molto divertiti. Anche. E poi con noi Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino, Antonella Piccolo e noi due. E sempre a teatro in questi giorni sta facendo sold out la Beniamina di tutti i bambini, che quindi non è in concorrenza con voi, tranquilli. Carolina, ben venga con lo spettacolo un Natale favoloso a teatro. E domani 28 dicembre sarà a Bari, il 30 dicembre sarà a Napoli. Attenzione, perché 5 gennaio, prima di arrivare in Sicilia, sarà proprio qui in studio con...